Mister, allora un'altra vittoria che fa arrivare la squadra a quadra 84. Oggi li ha trovati abbastanza concentrati, i suoi ragazzi. Nel primo tempo, diciamo, abbiamo preso due gol evitabilissimi, però capisco che comunque era difficile, venivamo da una festa, ne dovevamo fest farne un'altra, una premiazione, quindi diciamo che questa volta si sono giocati il jolly, dai, diciamo così. Nel primo tempo, diceva, la squadra è piaciuta, si è portata in vantaggio in modo relativamente veloce. Primo tempo abbiamo giocato da squadra, secondo tempo abbiamo cercato un po' tutti di fare gol, ovviamente è diventata più una situazione di azioni personali, non magari di costruzioni come siamo abituati a fare, però ripeto, è comprensibile. Emozionante la festa finale. Emozionante, ma rimane sempre comunque il rammarico di cosa sarebbe stata con i nostri tifosi. Io purtroppo non ho avuto la possibilità di vedere questo stadio, queste due curve in azione. E purtroppo rimane un minimo da male in una stagione trionfale, rimane questo grandissimo vuoto lasciato dai nostri tifosi. Ai tifosi cosa si può regalare però in questo finale di campionato? Ma si può regalare degli altri record, possiamo regalare l'orgoglio di andare come abbiamo fatto dalla prima giornata a giocare a petto in fuori in ogni campo e cercare di finire questo campionato cercando di scrivere altri record che rimarranno impressi nella storia della Serie C con il logo e con il nome di Ternana.